Un'altra grande prestazione della Estra Pistoia, che al Pala Carrara supera anche la Dinamo Sassari e si porta a quota 6 in classifica, lasciandosi alle spalle tre formazioni, una delle quali è proprio la squadra sarda. Una partita dura che ha visto i biancorossi sempre avanti nel punteggio, con i sardi a rincorrere e fatta di strappi, con quello decisivo nel finale di gara, grazie ad una tripla di Moore e due liberi del glaciale Hawkins, che ha giocato probabilmente la miglior partita della stagione. Lo scout della partita mi ha fatto capire all'inizio dove andare per avere tiri aperti da tre e fortunatamente ho messo due all'inizio che mi hanno aiutato a partire. Per quanto riguarda i due tiri liberi, noi ci alleniamo ogni giorno a tirare i tiri liberi. C'era un po' di pressione, ma niente di che. The fan support was incredible. Prima cosa da menzionare sono i tifosi. Di sicuro alla fine della partita, quando hanno cantato, è stato qualcosa che io non ho mai visto negli Stati Uniti. E poi bisogna considerare che siamo partiti male in campionato, cioè, però non sono mai venuti a meno e questa è una cosa che apprezzo tanto. Le sconfitte di Brindisi e Treviso, ancora 0 punti, permettono ai biancorossi di preparare al meglio le prossime tre sfide, che sulla carta si presentano proibitive, a partire da quella che attende Pistoia domenica prossima al cospetto di Sua Maestà Milano, che nell'ultimo turno ha liquidato senza patemi Venezia. Un campionato che continua a viaggiare sul filo dell'equilibrio, con Varese che batte all'ultimo tuffo Scafati, la sorprendente Cremona che liquida in maniera perentoria Pesaro e Dertona che espugna con autorità Reggio Emilia. Ma Pistoia c'è e questa stagione vuol viverla da protagonista, dimostrando a tutti che il Pala Carrara è tornato ad essere un campo difficile per chiunque.